Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Benissimo, Amadeusiani, Amadeusiani all'ascolto, benvenuti, dipende dalla latitudine o dalla longitudine in cui vi trovate. Mi raccomando, mettete like, sono due o tre stime, iscrivetevi ai nostri canali, All'ora di Amadeus, Il Salotto della Morgue e Quelli che Roi. Abbiamo con noi una musicista di prim'ordine, Sara Zizzoni. Buongiorno Luca, grazie. Buongiorno, ma lo sei. Pure troppo, abbiamo iniziato così, Abbiamo alla iniziato così, grande. però non ti farò solo domande, non ti chiederò solo come hai fatto il tuo ultimo disco, no, non te ne chiedo cose del genere. Vabbè, apprezzo, se vuoi spaziare, apprezzo. Sì. Spaziamo subito, l'hai vista la sigla, il treno? Sì, ho intravisto il treno, sì. Cosa ti ispira un treno? Il Anche a livello treno, compositivo, voglio dire. anche addirittura, vabbè, mi ispira il viaggio, mi ispira ricordi di viaggio, di gioventù soprattutto. Ero una fedele dei biglietti Interrail da ragazzina, Ah, quindi ne anch'io. ho presi diversi di treni in giro per l'Europa quando ancora avevo tempo, ecco, molto più tempo di adesso. Eravamo più giovani. Esatto. Sì, io ho fatto 6 Interrail. Ecco, va, più o meno anch'io. Sì. Sono belle emozioni. Sì, c'era un senso di libertà diverso. Poi all'epoca mi ricordo, insomma, non essendoci cellulari, computer, non erano così all'ordine del giorno, era proprio un perdersi, Sì, proprio un io. perdersi di tipo diverso. No, non c'eri per 2 settimane, c'eri un po' per la famiglia, ma neanche troppo. Nemmeno. Telefonavo ogni 2 o 3 giorni. Sì, fantastico. Sì. E quindi con tutte le alterazioni della famiglia, sì. Esatto. Sì. E pensa che una volta, a proposito di musica, da Ende. Mi sono imbarcato in un treno per il Portogallo e ho fatto Ah, tutta che la notte bello. con dei gruppi di musicisti che andavano a un festival internazionale di musica a Braga e hanno suonato l'organetto e la fisarmonica tutta la notte. Una ninna nanna perfetta, ma tanto non avevi voglia di dormire, Ma no, immagino. che non avevo voglia di dormire, no. Quindi, perfetto. Chi è per davvero Sara Arrizzoni? Che è la domanda Oddio. più stupida e più complicata possibile. Ma guarda, sto cercando di capirlo, sto cercando di capirlo anch'io. Sono in perenne ricerca, ecco, sono in perenne ricerca e faccio molto fatica a fermarmi, perché appena, diciamo, raggiungo un risultato, il risultato può essere qualsiasi cosa, nel senso generico, già cerco di spostarmi in avanti alla ricerca di qualcos'altro. Questo ha i suoi pro e i suoi contro, ecco. Conta il percorso? Sì, per me sì, un po' in tutte le cose, ecco, forse. È il momento da cui traggo più soddisfazione, divertimento, anche frustrazione, tantissima. Però sì, mi interessa quello, soprattutto. Senti, potrei definire la tua musica, non solo le parole, sia in versione gruppo, sia in versione solista, molto fra virgolette poetica. Wow. Che cos'è per te la poesia? Che domandone. Ma Te lo penso sia dico, un non è una modo. Eh no, ma domanda. pensavo scherzassi, invece le fai Veramente. veramente. No, penso sia un modo di guardare le cose, magari senza avere anche paura di esporre una certa fragilità, senza avere paura di esporsi, mettersi in discussione. La domanda conseguente che ti faccio è: tu scrivi per sottrazione o per aggiunzione? Prima aggiungo, poi sottraggo entrambe le cose, Sì. sicuramente sì, ci sono entrambe le componenti. Sì. Ok.
Senti, qual è la filosofia dello stare in gruppo? Oddio, rispetto, la pazienza, l'apertura mentale e la voglia di imparare dagli altri, credo. Almeno per me è sempre stato così, che chiaramente il tutto ha anche una componente legata al compromesso. Adesso parlo di gruppi intesi come sia gruppi di lavoro, gruppi di musicisti, gruppi di amici. Però l'altra componente, diciamo, che forse mi interessa di più è quella di imparare dagli altri, di lasciarmi contaminare. È stato così nella musica, almeno con tutte le persone con cui ho suonato, per me. Quindi sì, momento di crescita. Di uno dei gruppi di cui fai parte ho qualche disco, eh. Quale? Domanda, Massimo te la faccio io. volume, Ah, massimo volume. Sì, ok. no, no, presi anche ai tempi in cui, come dire, non erano così noti, ecco. In cui erano ragazzini. In cui erano ragazzini. Si parla degli anni 90, quindi direi. Sì. E invece quella del percorso solista, dei percorsi solista, come che si pronuncia Dagger Sì, Moth? Pronuncio così? Ok. perfetto. Perfettamente. Invece quella lì, che filosofia è? Ma guarda, non è molto distante dallo stare in gruppo, lì cerco di imparare da sola, sbagliando anche spesso, però è stato proprio più mettersi alla prova, come ti dicevo, faccio fatica a stare ferma, quindi in realtà è un progetto che è nato, perché ho cercato di fare di necessità virtù, perché all'epoca, che ormai ti parlo del 2011-2012, altri progetti più corali in cui suonavo si erano tutti arenati e non volevo star ferma, non volevo neanche più fare troppi compromessi. Ho detto adesso provo a mettermi in proprio, però anche facendomi violenza, andando un po' contro quella che è la mia indole, che non è esattamente quella dell'animale da palcoscenico. Sono una persona, penso, abbastanza schiva e timida, e quindi ho detto vabbè, provo a fare questa cosa. È stato un momento di crescita artistica, ma anche a livello proprio umano, psicologico, perché ti esponi, quindi che tu faccia bene o male è solo colpa tua, quindi qualsiasi tipo di responsabilità è tua. In più, muovendomi anche per molto tempo, mi sono mossa completamente da sola, in tour anche, quindi circa una decina d'anni, è un continuo incontrare persone, situazioni, quindi anche quello a volte è stancante, ma anche molto arricchente. Poi da un annetto e mezzo che vado in giro col mio prode fonico, quindi siamo in due, ero un po' anche stancata della vita solitaria on the road, quindi avevo bisogno di compagnia e anche di qualcuno che risolvesse i problemi agilmente, ecco. Senti, che cos'è l'ispirazione? Quando scrivi? Oddio, diciamo che ho spesso idee che mi balenano nella mente, che sono più che altro spunti, però è quando ho tempo che riesco a coltivarli meglio. Quindi proprio, cioè, l'ispirazione per me ha a che fare con trovare delle sacche di tempo libero in cui riuscire a maturare delle idee, ad articolarle, sì, a sperimentarle, perché faccio una vita, diciamo, piuttosto compressa da mille cose, sono sempre in corsa. E, sì, avere tempo è la cosa più importante per coltivare anche l'ispirazione. A volte sembra che non ci sia, ma magari se hai tempo per fermarti, per guardarti un po' attorno, ragionare sulle cose, arriva. Magari davvero con un viaggio in treno. Ah, quello sì, sicuro. Dei viaggi sono momento di ispirazione. A me l'ultima volta è successo un po' di tempo fa, devo dire, però un mio viaggio in Islanda molti anni fa mi ha poi portato a scrivere un brano anche sull'esperienza che avevo avuto in certi paesaggi. Senti, la musica riesce ancora ad essere libertà d'espressione? E poi, più che altro, la libertà di espressione esiste o è un'utopia? Dunque, sì, la musica penso che riesca ad esserlo e lo sarà sempre. La libertà in generale credo sia un'utopia. La libertà
D'espressione, sì, cioè, per quanto mi riguarda, cioè, mi sembra un po' un paradosso negli ultimi tempi il fatto che probabilmente con le tecnologie a nostra disposizione, mille mezzi, potrebbe raggiungere livelli massimi in questo periodo la libertà artistica d'espressione. Probabilmente li raggiunge, però al tempo stesso vedo che la necessità da parte di molti è comunque sempre quella di, non so come dire, assimilarsi a degli standard o comunque rientrare dentro certe righe che vengono imposte da, boh, non so, dai media, dai social, dal mercato, quando invece è un periodo in cui magari veramente uno si potrebbe inventare delle opportunità nuove per fare le cose. Adesso il discorso è molto generico, no? Non so se mi sono spiegata. Ti sei spiegata benissimo, ma infatti mi viene a domandarti se riesci scrivendo in qualche modo ad essere ribelle, fra virgolette, nei confronti di una società impositiva. Ma oddio, ribelle, ti dico, io nel bene o nel male ho sempre seguito un percorso tutto mio, un po' tortuoso, ma anche nelle piccole cose, il fatto di muovermi magari da sola, senza aver aspettato di trovare un'etichetta, trovare agenzie, trovare un certo tipo di supporti strutturati, senza mettere la mia musica su Spotify. Chiaramente mi sento dire spesso: ma perché non segui certi percorsi? Sono quelli che bisogna seguire oggi, però onestamente, anche ragionando in maniera molto utilitaristica, o mi portano a dei risultati, o altrimenti non vedo perché dover assecondare certe tendenze se non ci trovo anche un'utilità pratica. Quindi, boh, non so se possa essere definita ribellione questa, diciamo Ma che sì, in un certo interessa fare senso le sì. cose a modo mio, ecco, quello sì. Eh beh, Poi quello sì. non è che io schifi un aiuto, un supporto, anzi, ben vengano, però se sono supporti che sono strutturati o portano a una crescita o portano a dei risultati di un qualche tipo, artistico, economico, ma l'idea di, non so, andare su una piattaforma solo perché è quello che fanno tutti e bisogna fare così, ecco, mi sembra una motivazione un po' arida, non mi interessa. Senti, noi viviamo spesso di pregiudizi e tu riesci in qualche modo a esorcizzarli? Oddio, sì, è molto ampio il Pregiudizi? termine pregiudizio, io Sì, penso di averne come ma tutti, tu, e tutti. penso di averne come tutti. Poi devo dire che resto sempre in attesa di uno stupore in positivo, cioè mi piace quando scopro di essermi sbagliata nei confronti di certe situazioni o persone. Però sì, soprattutto nei confronti dell'ottusità, dell'arroganza, ho un sacco di pregiudizi proprio lì, devo dire che tiro su una Sì, barriera. ma quello d'accordo, però vabbè, ci mancherebbe altro. Senti, ho ancora un paio di domande. Vai. Una è, diciamo, intima. Ce l'hai un tuo giardino segreto dove ti ritiri per scrivere, per meditare, Cioè, per fisico, leggere? intendi uno spazio fisico o uno Lo spazio spazio mentale? fisico. Lo Oddio, spazio fisico. beh, casa mia sicuramente. Poi vabbè, a me piace molto stare in natura, nel verde, quindi per me c'è cioè, momenti di riflessione in cui mi ritiro, sono anche lunghe passeggiate che faccio nelle zone verdi della mia città, quella è una cosa che devo dire abbastanza irrinunciabile. Io vivo a Ferrara, fortunatamente è una città piccola, a misura d'uomo, piena di verde, quindi devo dire che questa cosa mi Sono piace stato tantissimo. due anni fa a Ferrara. Ah, dai. E sì, sono stato 2 anni fa a Ferrara, ed è una città che mi ha tirato su di morale. Addirittura, beh, questo è strano, perché è una città, è molto bella, ma è piccola, è nebbiosa e sonnolenta, è un po' morta per certi versi. Ed era l'8 agosto, un caldo boia. Ah, sì. 9 agosto, un Caldo caldo boia. umido, terrificante. Caldo umido. Sì. Beh, mi fa Senti. piacere che ti abbia lasciato un bel ricordo. Sì. Senti, quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Allora, dunque, tutti molto embrionali al momento, però sto cercando di muovermi in settori che magari non sono quello in cui ho sguazzato fino ad ora, ma mi interessa l'ambito delle colonne sonore, adesso ho un paio di cose in divenire in quel campo lì, vediamo, non dico nulla. E poi, vabbè, una cosa che da tempo ormai coltivo, ma non trovo mai l'occasione, l'idea è magari spaziare un po' di più nell'ambito improvvisativo. Dopo le esperienze che ho fatto con Mats Gustafsson negli anni scorsi, sì, un ambito che mi piace, in cui mi piacerebbe, diciamo, lanciarmi. Cosa? Ambi jazz. Sì, fra le molte cose, sì, ma non, diciamo, non improvvisazione strettamente jazzistica, però visto che con il mio solo set, cioè è molto strutturato, molto complesso, molto matematico da portare dal vivo. Probabilmente sento la necessità anche di fare qualcosa che sia più libero. E poi musica strumentale per due chitarre lì, insomma, è anche quello un progetto molto embrionale. Sto ragionando con un possibile socio, vedremo. Bene, noi ringraziamo Sara Arzizzoni perché è stata squisita. Ah, grazie a te, sei stato squisito tu. E che dire, alla prossima occasione. Ti ringrazio tanto, Luca. Mi scuso ancora se non ho potuto, diciamo, accendere la videocamera per problemi Vabbè, vari. non è un problema. Va E che bene. dire, sigla. Grazie. Ciao. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.